Il mio cuore esulta nel Signore. Cari fratelli e sorelle, il mio cuore veramente esulta nel Signore. E questa mia gioia desidero che sia anche pienamente la vostra gioia. Il Signore ha alzato la mia potenza. In una versione dice: mi ha dato una forza vittoriosa, perché è la traduzione. È la parafrasi di questa espressione ebraica. Hai innalzato il mio corno, vuol dire mi ha dato una potenza, mi ha dato una forza vittoriosa. E a volte ci sembra che siamo senza forze, a volte ci sembra che siamo i più derelitti di questa società. Anche un uomo di Dio si stava dimenticando il privilegio di essere proprietà di Dio, di essere un privilegiato, un figliuolo di Dio. E questo uomo si chiamava Gedeone, ma quando l'angelo dell'Eterno, che è la persona di Cristo preincarnata, il figlio di Dio che si è avvicinato e gli ha detto: Gedeone, o uomo forte e valoroso. E Gedeone aveva angoscia perché le cose che vedeva attorno a lui, Madianiti, che attorniavano Israele e facevano piazza pulita, sembravano prevalere. Oggi potremmo paragonarle a dei problemi che nella nostra vita sembrano prevalere. Allora noi sentiamo il Figlio di Dio che ci dice ancora ai nostri cuori: vai con questa tua forza. E questa tua forza è la forza del Signore che vive e che regna nei nostri cuori.